tutti ragazzi, sono Cortex Gaming. Subito sbaglio all'inizio, quindi primo video della prima era, del primo anno, del primo giorno, del primo minuto, del primo secondo del Cortex Gaming Channel. Vi do un benvenuto a tutti e cominciamo i miei video, i miei gameplay con una serie di simulazioni. Ho scelto Euro Truck Simulator 2, era un po' di tempo che mi ispiravo a questa serie, vediamo un pochino come si può giocare. Intanto nel frattempo ho già fatto il tutorial, poi ho messo anche il profilo, come vedete, ho fatto tutte le postazioni del caso, quindi speriamo solo di iniziare tutto bene, senza nessun ritorno. Questo è un gioco che mi hanno consigliato molti miei amici e mi piace seguire le simulazioni e devo dire che ho giocato tipo un'oretta ed è molto molto carino. Oltretutto ci sono moltissime mod sia di percorsi che di camion e di tutto, che se la serie va, piace, oppure anche a me stesso piace continuarla, dopo la serie principale, dopo il gioco principale, vi farò vedere anche molte mod di questo gioco. Ebbene, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, incominciamo subito a giocare a Euro Truck Simulator 2. Io, ragazzi, vi avverto subito, sono ignorante, sono un po' nabbo, però mi piace giocare a tutti i giochi. Diciamo che i giochi dove mi trovo meglio a giocare sono i giochi di guida, che faremo anche quindi, perché io vorrei portare nel canale tutti i giochi. Ecco fatto, io mi sono comprato questo Mercedes, questo camion Mercedes, marca Mercedes, molto 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 carino, gli interni e tutto. Ok, e noi dobbiamo iniziare la prima missione. L'italiano è un po' così per me, vedo in questo momento che sono molto italianizzato. Scusate se faccio qualche errore di italiano, ma è la fretta di parlare e di spiegare. Troppe idee in testa mi portano a spiegare un po' male, ma non ci fate caso, questo è solo il primo video, poi tanto con l'abitudine si migliorerà. Allora, niente, mi dice, vediamo qui sulla nostra destra, vediamo il navigatore dove c'è scritto la destinazione che devo raggiungere. Praticamente devo fare il giro dell'isolato lì, dove c'è quello fabbricato lì, vedete che mi sono girato apposta, quindi grossa missione devo dire. Comunque vabbè, accendiamo il camion col motore, io dovrei accendere, ok, perfetto, dovrei accenderlo col pulsante dell'acceleratore, ce l'ho fatta. Partiamo, ma inizia l'avventura, la nostra avventura su Euro Truck Simulator. Ricordo che è una simulazione abbastanza reale di gioco, quindi quando ci sono gli stop, fermarsi, guardare molto bene se passa qualche macchina, mettere la freccia e passare, perché qui si rischia multe serie, e devo stare attento anche a non picchiare col camion da nessuna parte, perché ok, via, punto di precedenza, multe serie che poi ti levano i soldi nel gioco praticamente, e noi non vogliamo questo, perché più soldi si fanno, più la ditta si può ingrandire, meglio è. Praticamente adesso noi siamo, cioè la ditta è la Cortex Trasporti, ho fatto, però siamo molto poveri, diciamo, quindi dobbiamo lavorare per terzi per guadagnarci di più, per guadagnare di più freccia e quindi ingrandire la nostra azienda, la nostra ditta. Quindi, pochi errori, Cortex, se no mi autospezzo la faccia. Ecco qua, grosso giro nel frattempo, la freccia rimane, tanto mettila. Abbiamo anche il dissuasore di velocità, rompono i coglioni anche nel gioco il dissuasore di velocità. Ecco qua, una cosa che io non so fare assolutamente è il parcheggio all'indietro. Ho provato, c'è anche la visuale dall'alto con la T e tutto. Allora, se si parcheggia così manualmente, diciamo, giocando col camion, ti danno più bonus, più soldi, ma
Io non lo so fare, premo invio e parcheggio in automatico, prendo di meno, però sì, eccellente. Compenso base mi hanno dato 300, 363 euro, anche troppo. E niente, e adesso continuiamo. Questa era proprio, diciamo, la prima, la base per capire come andava il camion. E adesso continuiamo tutto. Vediamo un po' cosa ci dà. Ecco, questa qua, più che un'azienda, questo è il tuo quartier generale, questa è una discarica, non è un quartier generale. Che cosa mi hanno dato? È un garage piuttosto modesto? No, no, questo dentro ci sono le cacche dei cani, credo. Che cosa mi hanno dato? Potrebbe non sembrare molto bello, ma è già un buon inizio. Non è che potrebbe non sembrare molto bello, ma proprio cagare, detto proprio. Buon inizio. Era meglio se parcheggiavo sotto casa, va bene, dai. Purtroppo non è ancora niente da parcheggiare, ma meno male, se no si rovinano i camion. Perciò per ora non ci sono camion in vista, perché devono essere in vista i camion, non è camion. Cioè, praticamente c'è un camion in vista, oh, c'è un camion in vista, me lo rubo. Ok, una volta che avrai guadagnato abbastanza soldi e avrai comprato il camion, sarai in grado di muoverti liberamente nel mondo e iniziare la tua carriera da qui. Ok, iniziamo la mia carriera da un cesso. Buona fortuna, complimenti e vai. Camion sempre lo stesso. Andiamo adesso alle offerte di lavoro. Vedete, qui c'è tutto il pannello mio di controllo dove si dice novellino, livello 0, cioè un XP, chilometraggio 0. No, in realtà non ho fatto uno di chilometro, ma segnato per chilometro. Va segnato, ho battuto sul tavolo se sentite rumori. Comunque, va bene, vedi il tuo camion, tutto per notare il marchio aziendale, una fiammella, ho fatto perché gli altri facevano ancora più cagare. Quindi andiamo alle nostre offerte di lavoro e ci facciamo la prima missioncina per oggi. Vieni assunto, allora è l'unico che è possibile fare questo qua, vieni assunto come autista professionista, vedete, avevo detto, dobbiamo lavorare per terzi per guadagnare più soldi e poi più guadagniamo più abbiamo possibilità. Allora, le offerte di lavoro, quella che costa di più, ovviamente facciamo questa, Torino-Milano, Transinet, consegna prevista, minerali, dobbiamo portare minerali alla Transinet e noi andiamo subito alla Transinet, ci danno un bel camion nero. Ok, Torino-Milano, quindi noi adesso partiamo e andiamo a Torino-Milano e ci facciamo la nostra prima missione con Euro Truck Simulator 2. Vediamo, il navigatore satellitare è già pronto, possiamo partire per la prima consegna. Ce l'abbiamo già? Non devo attaccare niente? Aspetta un attimo. Andiamo alla visuale esterna. Ah, ce l'ho! Perché di solito qualche volta ti fanno attaccare il coso. E entravo già nel panico con le marce indietro varie tutte al contrario. Ok. Un pullman. Non arriva da qua. Da qua niente. Ma possiamo girare qui. Gira, gira, gira. Io gioco col pallone. C'ho anche il volante, però. Il volante che ho io, che non è il GT25 ma è il GT normale, crea un po' di problemi, quindi ho preferito il gamepad, come si dice, come dicono in gergo, il gamepad. Dobbiamo stare attenti a molte cose, dobbiamo stare attenti alla freschezza, diciamo, del personaggio, perché si stanca, quindi deve avere una certa freschezza anche mentale e atletica. Quindi poi te lo dice il gioco quando si stanca, quindi ci dobbiamo fermare, riposarci. In questo caso credo che Torino-Milano, essendo abbastanza corta, riesco a risolvere. Fermate, cioè che freni, riesco a risolvere in un giorno. Comunque bisogna stare attento alla velocità, bisogna stare attenti al consumo di carburante e tutto, anche perché paghiamo con i soldi, con tanti cash nostri, e noi non vogliamo rimetterci tanti soldi agli incidenti e a tutto. Partiamo, verde. Che è successo? Babù, che è successo? 50, il limite di 50, noi quanto abbiamo?
digitale non va. Guardo quello. Ah no, no, c'è scritto sul navigatore, l'ho vista adesso. Comunque notare la grafica molto 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 carina. Quindi io non devo superare adesso la velocità, adesso il limite è 70, quindi posso andare un po' più veloce. Dobbiamo stare attenti a tutto in questo gioco. Se fosse vera anche la distanza ci vorrebbero circa 2 ore di gioco e non mi sembra proprio il caso, sinceramente parlando. Ok, stavo per andare contro mano. Velocità 74, 80, addirittura 80. E che siamo? Formula 1. Freccia di qua, frena, forza, frena, Milano-Berna. Freccia che le frecce danno fastidio anche nel gioco, incredibile. Sapete di fare rumori altissimi delle frecce. Vediamo un po', per ora tutto a posto. E niente di regola. Ok, siamo entrati in autostrada, limite di 80. Ci dice che è il lunedì alle 10:47 79 gradi la temperatura del motore. Limite di velocità 70 io. Ok, meno male che non si è accorto nessuno. C'è anche il cruise control, però a me non mi piace metterlo, è come dire va top. Gioca da solo, devo riuscire a fare tutto da solo. Tutti i comandi, senza che il computer poi mi agisca minimamente. Vedete che bei paesaggi che ci sono. È molto molto carino questo gioco. Soprattutto mi hanno detto che ci sono dei DLC veramente fantastici che poi, dopo che abbiamo finito il gioco base, cercherò di inserire. Inserirò di sicuro se mi piace la serie. Ok, strada un po' pericolosa. Non ho capito se siamo su autostrada o su una strada secondaria. La strada secondaria non è un'autostrada, o ci dobbiamo immettere per l'autostrada. No, no, è una provinciale questa, infatti. Milano dobbiamo girare. Milano dobbiamo girare. Ok, bella galleriozza per Milano. Freccia, mosaici, vediamo mosaici. Ok, per ora tutto a posto ragazzi, tutto a posto, si procede a gonfie vele alla grandissima velocità da Formula 1 di 64 km/h. Un po' il tempo, sennò il viaggio è palloso. Vi devo dire che io come posso impostare il mio canale? Allora, diciamo che farò moltissime serie perché a me piacciono tutte, dagli sparatutto a che ne so, ai simulatori come questo. Mi piacerebbe fare anche le grandi saghe, tipo che ne so, Mass Effect 1, 2, 3, i vari Tomb Raider, tutti, dal primo all'ultimo, cioè le varie saghe. Poi abbiamo, vorrei fare le sportive, quindi i vari FIFA, i vari Formula 1, MotoGP, insomma, ragazzi, io piace tutto e vorrei portarvi di tutto e di più. Come avete visto nel primo video di introduzione, io ho un negozio di videogames e quindi sono fortunato, tra virgolette, perché posso accedere a tanti titoli, tantissimi titoli, e ve li posso portare anche a far vedere.
anche come recensione, vorrei fare molte recensioni di molti videogiochi, però per adesso ho deciso di iniziare con questi piccoli gameplay, anche perché sono, come si dice, inesperto come youtuber, quindi devo prima capire tutti i meccanismi, come funziona, mi devo sciogliere anch'io nella parlatina perché tanto si vede che non sono abituato, anche perché è difficile parlare da soli, perché alla fine parli da soli, soprattutto i primi video, parli da solo, soprattutto i primi video che sai che comunque non hai nemmeno un iscritto, non sai se ci sono iscritti, quindi veramente parli da solo. E spero che un giorno questi video saranno visti da più persone, mi farò una risata quando poi rivedrò questo primo video, però purtroppo abbiate pazienza, capitemi, ma è la prima volta che mi avventuro in cose così e diciamo che più che altro che l'ho fatto oltre per una mia passione, che mi piace condividere con quegli altri la passione per i videogames. Oltre che per passione, che quindi che comunque la mia passione si è trasformata in lavoro, lo faccio anche per, diciamo, finire molti giochi. È una scusa per finire molti giochi, perché ce n'ho veramente tanti e delle volte la voglia proprio non c'è. E allora questa è veramente una scusa per finirli e non lasciarli molti a metà, molti così, perché funziona così, no? Quando ce n'hai tanti, prova questo, prova quello, prova quell'altro e poi non ne finisci nemmeno uno, li lasci tutti a metà, poi li riprendi dopo secoli e non ti ricordi più com'è. Quindi è meglio così, cioè, ho trovato tipo la cosa ideale per finire molti giochi. E niente, quindi poi intanto inizierò con due, tre serie, Milano, Torino, che devo andare dritto, con due, tre serie, adesso faccio questa Euro Truck Simulator, poi porterò un altro paio di giochi di gameplay che devo ancora decidere, sinceramente, a sorpresa, poi quando tanto non ho nessun iscritto, quindi ancora nessuno mi può dare consigli, devo fare tutto da solo e sceglierò tra domani e dopodomani cosa portare come altri due gameplay. E per ora ci faremo questi, oddio! Che liscio, che curva pericolosa. E per ora niente, ci faremo questi. Ho sbagliato. Si sta entrando in Milano. Ok. Sì, avevo sbagliato strada di sicuro perché non mi portava comunque. Ricapitolando, insomma, decido un po' dove portare sul canale. E farò questi. Diciamo che finiamo tre giochi a botta, di più no, perché poi è difficile mandarli avanti più di tre, quindi meglio tre alla volta, poi appena ne finisce uno ne ricomincio un altro, quindi diciamo che sempre tre gameplay sono garantiti fissi e poi piano piano, se ci saranno iscritti, se ci saranno persone che mi vogliono per darmi una mano, per darmi dei consigli, per tutto, io accetto tutti i consigli del mondo e poi niente. Poi mi piacerebbe creare una bella comunità di persone dove magari possiamo giocare tutti insieme online e creare insomma un bel gruppetto, anche se sono pochi, va bene lo stesso. Io lo faccio per passione, non certo per lucro. Intanto siamo arrivati a Milano, mi ha detto Milano esplorata, sto avendo culo perché sto trovando un sacco di semafori verdi. Arrivati a destinazione, la prima missione sta per essere terminata. Io mi sono un po' dilungato un po' sul canale, però capisco che viene a noia, cioè nel senso è noioso guardare sempre e basta una simulazione, però
vediamo se va e piace, lo continuerò. Ok, Milano, siamo già dentro Milano, sono quasi per arrivare e per terminare la mia prima missione su Euro Truck Simulator 2. Yeah, sentite l'inglesismo. Ok, un culo esagerato, tutti i semafori verdi. Come al solito io faccio l'autoparcheggio finché non imparo. Ok, io mi ci vado a piazzare e poi faccio l'autoparcheggio. Ok, per saltare le manovre di parcheggio, terminare e premere invio. Ok, prima missione terminata, lavoro completato, eccellente, nemmeno una multa, chilometraggio fatto 158 km, tempo impiegato 2 ore e 49 minuti, gasolio consumato 78 litri. Io stavo chiacchierando ma non ho visto il consumo del gasolio, meno male l'ho fatta e niente, abbiamo guadagnato 2.972 euro, esperienza 150 e niente, finiamo qui. Continua. Ok, finiamo qui ragazzi il nostro primo gameplay, spero che vi sia piaciuto, scusate se non sono stato perfetto come tanti youtuber, però capitemi, è il primo video che faccio e niente, ci vediamo al prossimo gameplay. Se vi interessa la carriera continuate a vederlo. E niente, un salutone a tutti quanti. Ciao ciao da Cortex Gaming.